Buongiorno a tutte amici e amiche creative. Oggi giro questo video perché andrò a realizzare il secondo video tutorial in collaborazione con la ditta BB Craft. Questa ditta è una ditta cinese che ha un negozio online dove potete trovare tantissimi materiali per noi berlinatrici e non solo. Se vi siete persi il video unboxing e il primo video tutorial in collaborazione con la ditta BB Craft, lo trovate qui nel mio canale prima di questo video entrambi. Nell'unboxing troverete appunto tutti i materiali che ho scelto per questa collaborazione, dove vi spiego, ve li mostro nel dettaglio, vi dico il prezzo, il quantitativo e che tipo di materiali sono. La ditta mette anche a vostra disposizione un coupon che vedete scorrere qui sullo schermo che vi permette di avere uno sconto sull'intero carrello, il 10% di sconto sull'intera somma del carrello. Non mi dilungo oltre perché comunque anche nel video unboxing e in altri video potete trovare tutto nel dettaglio. Giù trovate in questo video, giù nell'info box, il link diretto alla ditta, il coupon che la ditta ha messo a vostra disposizione, il link diretto a tutti i materiali che ho scelto per questa collaborazione e un link dove potete richiedere anche voi un'eventuale collaborazione. L'importante è che abbiate un canale YouTube e più di 100 iscritti. Scrivete su quel link, cliccate sul link, scrivete la vostra email, segnate il numero di iscritti. E mettete il link del canale e scrivete appunto che volete realizzare una collaborazione con loro e loro vi risponderanno tramite email. Ora insieme realizzeremo il secondo video tutorial e realizzeremo insieme gli orecchini Rui. Li prendo, che sono questi. Questi sono gli orecchini Rui. Purtroppo sto periodo sono molto molto impegnata, come già ho detto, e quindi faccio molta fatica sia a realizzare qualcosa perché non ci sto con la testa, sia perché ho davvero pochissimo tempo, perché il tempo incalza entro il 22-24, devo sloggiare, quindi sono molto molto incasinata. Comunque questi sono gli orecchini Rui che oggi andremo a realizzare per questo tutorial. Oggi lo realizzeremo in questa bellissima colorazione. Come potete vedere, ve ne mostro uno, li ho appesi in modo differente. Si possono sia appendere dalla punta delle super duo, come in questo caso, e abbiamo questa forma di crocetta e dà questo senso di quadrato, oppure possiamo appenderlo così al rombo dalle drop duo. Come potete vedere, abbiamo una X, diciamo, in più a forma a rombo. Voi come li preferite? Come vi piacciono di più appesi? Io preferisco sempre la modalità a rombo, non mi piace molto la forma quadrata, diciamo, però sono entrambe molto molto belle per i miei gusti. Voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Li preferite a rombo, a quadrato? Fatemi sapere giù nei commenti. Ora vi elenco i materiali che andremo ad utilizzare per questa collaborazione. Allora, ovviamente oggi parto prima da questa che ce l'ho a portata di mano. Questa è la lenza alta resistenza che utilizzo di 0,16. Poi avrete bisogno di un ago extra fine della Miyuki. Poi avremo bisogno di un Rivoli da 14 mm. Io utilizzo questo, come potete vedere, è blu con questi bellissimi riflessi rossi tipo fiamme. Vedete il loro interno? Sono blu, ma poi hanno questo riflesso molto molto belli. Poi avremo bisogno di perni. Per la collaborazione io ho scelto questi. In questo modello ho messo questi tondi molto molto belli, che sono questi qui, che ce ne sono 10 nel pacchetto, questo è il codice. E sono davvero molto molto carini, mi piacciono tantissimo. Quindi avremo bisogno di perni. Io sto utilizzando questi, che sono i Real Gold Plated, che sono bagnati, sono placcati oro, e quindi sono davvero bellissimi. Sono questi bellissimi cuoricioni, e che non sono ini, sono oni. Come potete vedere, sono quanto un pollice più o meno la misura dell'unghia. Sono davvero bellissimi, sono placcati oro, molto belli. Quindi avremo bisogno di perno, rivoli da 14 mm.
Poi avremo bisogno di Rockaille, Rockaille 80, io sto utilizzando questa bellissima colorazione, 80, 150, e poi avremo bisogno di 110, che io utilizzerò in due colorazioni, come potete vedere l'incastonatura l'ho realizzata con quelle blu e poi alcuni dettagli qui per esempio l'ho realizzata in oro, quindi voi se volete potete usare un'unica colorazione, io ne ho usate due e ho usato queste che mi ha fornito la ditta, come potete vedere in questo ho usato, eccole qua, le Duracoat lilla, queste, mentre, e poi avevo preso anche queste che non ho utilizzato, molto belle, mentre in questo sto utilizzando queste qui bellissime in colorazione turquoise 10 grammi, molto molto belle, quindi locale 110, tutto rigorosamente Miyuki. Poi avremo bisogno di Super Duo, io utilizzerò queste della Matte Velvet, bellissime, Super Duo. Poi avremo bisogno di, ecco qui, di perle da 4 mm e cabochon doppio foro rosetta. Questi sono i cabochon rosetta, vedete? Quindi perle da 4 mm e cabochon rosetta. Poi abbiamo bisogno di Drop Duo. Io utilizzo queste belle Lava Red. E infine Moby Duo, che utilizzerò queste, che non ricordo il nome, ma l'adoro questa colorazione. Full AB, qualcosa del genere. Moby Duo. Ovviamente poi dipende dal perno, avrete bisogno di qualche anellino. Io qui vedete, in questo ho dovuto utilizzare l'anellino, qui magari l'anellino non serve però perché ha il gancio verticale, ma siccome la punta andava a finire sulla drop mi dava fastidio del cuore, quindi ho messo due anellini per scendere un po' l'orecchino. Niente, allora sistemo i materiali e iniziamo il tutorial. Eccomi di ritorno, ho sistemato i materiali per i nostri orecchini Rui. Allora, per prima cosa dovrete andare a inserire sul lago le 8 perle da 4 mm. Eccoli qui, non badate le mie dita, scusate, ma sono davvero distrutta a sto periodo. Quindi dobbiamo inserire sul lago 8 perle da 4 mm alternate da 8 rocaille 110. Io in questo caso non sto utilizzando la colorazione, ma quelle dorate, così perché altrimenti se avessi usato queste turchesi avrebbe spento un po' la perla, invece l'oro risalta il colore della perla e poi tutto il resto della decorazione sul retro lo faremo con questo qua. Quindi 8 perle da 4 mm alternate da 8 rocaille 110 color oro, portate giù al fondo, lasciate un po' di filo, ripassate una seconda volta un paio di nodini, rinforzate, tagliate il filo in eccesso, ci vediamo al prossimo passaggio. Eccomi di ritorno. Questo è quello che dovremmo ottenere. Questa incastonatura è già presente sul mio canale negli orecchini Garnet, ma per evitare di rimandarvi a quella ve lo faccio in modo sintetico. Quindi dopo aver fatto questo passaggio ho fatto 3 nodini, sono passata attraverso alcune perline per nascondere il nodino nella perla e ora mi porto ad uscire da una rocaille 110. Ora da questa rocaille inizio a usare la colorazione turquoise, quindi metto sul lago 5 rocaille 110 del colore turquoise e uscendo da questa rocaille salto la perla ed entro nella rocaille successiva, si formerà questo archetto, vedete, sulla perla. E ora non dobbiamo fare altro che ripetere queste 5 rocaille 110
per tutto il giro in ogni rocaille su ogni perla. Quindi completiamo l'intero giro. Eccomi di ritorno, ho terminato di fare il giro, ecco qua, tutti gli archetti di 5 rocaille. Ok, ho inserito l'ultimo archetto e poi sono risalita, vedete, nelle prime 3 rocaille che mi sono trovata di fronte, quindi mi devo portare ad uscire dal centro, dalla terza degli archetti da 5, quindi nella terza. Da qui inseriamo sul lago 3 rocaille 11-0, sempre del colore turquoise del secondo, quindi 3 rocaille e ci inseriamo nella rocaille centrale dell'archetto di fronte. Dobbiamo realizzare questi archetti, ora di nuovo 3 rocaille, sempre 11-0 del secondo colore, ed entriamo nella rocaille centrale dell'archetto di fronte. Così dobbiamo realizzare questi archetti, vedete? Poi una volta tirati si stringerà sul rivoli. Quindi facciamo tutto il giro con 3 rocaille 11-0, dalla punta del picot a un altro. Eccomi di ritorno, ho inserito tutte le rocaille che mi servivano. E, oltre ad aver terminato il giro, sono ripassata un intero giro, perché adesso dobbiamo prendere il rivoli da 14 mm e inserirlo a testa in giù. Mettiamo il dito sopra e una volta tiriamo, vedrete che le rocaille non torneranno più indietro e si apriranno, e quindi di conseguenza è questa la motivazione per cui io faccio un giro extra. Ed ecco qui il risultato. Ora andiamo a terminare la chiusura. Mi sono portato ad uscire dalla seconda rocaille, vedete, da questa qui. Sto uscendo dalla centrale dell'archetto di 3, da questa. Quindi usciamo dalla centrale dell'archetto di 3, inseriamo sul lago 2 rocaille 11-0, sempre del colore turquoise, e andiamo a inserirci nella rocaille centrale, la seconda, dell'archetto di 3 di fronte, così. Molto semplicemente, e tiriamo. Le rocaille si posizioneranno così, vedete? Ora di nuovo 2 rocaille 11-0, ci inseriamo sempre nella centrale dell'archetto da 3 e tirate. Dovete fare questo, vedete, per tutto il giro. Eccomi di ritorno, ho terminato di inserire le rocaille. Ora non dobbiamo fare altro che inserirci in tutte le coppie di 2 di rocaille che abbiamo inserito in questo giro, ignorando quella centrale del picot. Quindi inserirvi in queste coppie di 2 rocaille continuamente fino a quando, e tirate bene, fino a quando non vedrete che si stringe per bene sul retro e non si muove più. Così il rivoli sarà bene incastonato. Io lo faccio, ci vediamo dopo. Eccomi di ritorno, ho terminato l'incastonatura come potete vedere. Mette fuoco, grazie. Ok, ecco qui, come potete vedere il retro è ben stretto, non va da nessuna parte. Ora mi sono portato ad uscire qui da questo incrocio, vedete? Qui, questa è la prima rocaille, quella del picot del primo archetto da 5, vedete? È proprio questa, quindi sto uscendo da questa e inserisco sul lago una rocaille, sempre quella turchese, un cabochon rosetta doppio foro e una rocaille 11-0. Ecco qui, questa è la sequenza. E da questa rocaille ci inseriamo in quella di fronte, così molto semplicemente, e tiriamo. Ecco qui. Il cabochon si posizionerà qui, vedete? Ok, ora di nuovo una rocaille 11-0 col turchese, 3 Moby Duo, 2 e 3, e una rocaille 11-0, sempre del colore turquoise. Ecco qui le 3 Moby Duo, e anche in questo caso stiamo uscendo da questa e ci inseriamo in quella frontale, così, molto semplicemente, e tiriamo. Ecco qui. Vedete?
Ora non dobbiamo fare altro che ripetere questi due passaggi in modo alternato, quindi una volta il cabochon rosetta e una volta l'estremo B2. Facciamo questo per tutto il giro. E come di ritorno, questo è il risultato, come potete vedere. Ora, una volta che ho inserito le ultime estremo B2, sono rientrata in questa qui di incrocio. E quindi sono risalita qui nella rocaille, questa sotto il cabochon rosetta, e sono salita nel secondo foro del cabochon. Vedete, sto uscendo da qui e mi porto anche qui nella Moby Duo. Ok, ora qui siamo nella prima Moby Duo, dobbiamo inserire due drop duo prese così, controllate i fori perché mi capita spesso di prenderle senza foro proprio. Questa per esempio, vedete? Quindi dobbiamo prendere due drop duo, ok? Prese dalla punta più stretta, così. Quindi prendendo due drop duo in questo modo, usciamo dalla prima Moby Duo e ci inseriamo nella seconda Moby Duo. Molto semplicemente, così. Ora di nuovo qui 2 drop duo, 1 e 2, sempre prese allo stesso modo, dalla punta più stretta, vedete? E anche qui stiamo uscendo dalla seconda Moby Duo, entriamo nella terza Moby Duo e direttamente nel secondo foro del cabochon rosetta, così. E tirate. Ecco qui quello che dovremmo fare sulle Moby Duo. Ora qui dal cabochon rosetta inseriamo una rocaille 11-0 di quelle dorate, 3 super duo, 1, 2 e 3, e un'altra rocaille 11-0 della colorazione dorata, così. E ci reinseriamo nel cabochon rosetta, però dal foro opposto. Quindi stiamo uscendo da qui a sinistra, noi rientriamo da destra ed entriamo anche nel foro della Moby Duo di fronte, così, e tiriamo. E questo è quello che dovremmo ottenere sul cabochon rosetta. Quindi questi sono i passaggi che dovremmo andare a realizzare per tutto il giro. E come di ritorno, questo è il risultato. Ora inserite le ultime rocaille 3 super 2 rocaille e rientrando dal senso opposto esco da questa Moby Duo, ok? Questa prima delle drop duo. Ora inseriamo sul lago 7 rocaille 15 0 di 3 4, 5, 6, 7, quindi 7 rocaille 15, 0 e andiamo a inserirci qui in questa rocaille che abbiamo messo tra le perle nell'incastonatura all'inizio. Un attimo che mi manca l'unghia e quindi il ditino centrale non serve a niente. Quindi dovete andare a inserirvi qui. Vedete, state uscendo dalla Moby Duo. Mettete 7 rocaille 15-0, inseritevi qui in questa rocaille di incastonatura, tirate e ora dal basso verso l'alto entrate nelle prime due rocaille, soltanto le prime due, così, dal basso verso l'alto, dal Rivoli verso l'esterno e tirate. Ok, posizionate bene e ora inserite sul lago 5 rocaille 15-0. 5 perché 2 sono già conteggiate in mezzo, quindi qua ne abbiamo messe 7, qua non ne andiamo a mettere 7 ma 5 perché più 2 di queste sotto fanno 7, ok? Quindi altre 5 ed entrate solo nella Moby Duo così e tirate. Ecco qui, si formerà questa specie di Y. Ora dovete entrare in questa rocaille, questa prima delle super duo. E adesso, che lo stiamo per fare adesso dopo la Moby Duo, dobbiamo andare dall'alto, così, da dentro la super duo verso il basso, vedete? Dall'alto verso il basso e tirate.
Ok, ora 4 rocaille 15-0, 3 e 4, e girate il lavoro, abbassate il cabochon e dovete andare a inserirvi qui, nelle ultime due queste, prima della rocaille dorata, vedete? Dovete entrare in queste due rocaille. Queste qui. Tirate. Senza ingarbugliare il lavoro, ovviamente. Ok. E anche di qua. Giustamente si è tutto ingarbugliato. Ecco qui. E ora girate ancora il lavoro, abbassate ancora ed entrate nelle altre due. Solo nelle due dopo la rocaille dorata, vedete? Saltate quella centrale, ignoratela. Entrate solo in queste due. E tirate. Ora portate di nuovo su e inserite di nuovo 4 rocaille 15-0, 3 e 4. Questa volta dovete inserirvi dal basso verso l'alto in questa rocaille, vedete? In questa dopo le super duo, questa qui. Dal basso verso l'alto, vedete? Così. E tirate. Ecco qui, sistemate ed entrate ora nella Mobi Duo, solo nella Mobi Duo, e tirate il filo. Ora andate a sistemare le rocaille. Ecco qui, questa è la decorazione che dobbiamo ripetere, quindi dove abbiamo le Mobi Duo, usciamo dalla Mobi Duo, inseriamo 7 rocaille 15-0 ed entriamo in questa rocaille centrale. Tra le due perle, poi risaliamo dal basso verso l'alto 2 rocaille 15, inseriamo 5 rocaille 15 ed entriamo nella Mobi Duo e poi dall'alto verso il basso in questa 11-0. Poi inseriamo 4 rocaille 15-0 ed entriamo abbassando in queste due rocaille, queste 1 e 2 e in queste 1 e 2, poi di nuovo 4 rocaille e questa volta dal basso verso l'alto in questa rocaille e poi dritti nella Mobi Duo. Fate questa decorazione per tutto il giro. Eccomi di ritorno, ho terminato, come potete vedere, la decorazione. Ora, semplicemente, una volta terminata la decorazione, ci dovremmo trovare qui vicino alla Mobi Duo. Sono entrata nella prima Drop Duo e ora sono salita nel foro alto della seconda Drop Duo. Quindi ci troviamo qui in mezzo, precisi, qui tra le Drop Duo, ok? Allora, qui in mezzo, in mezzo alle due Drop Duo c'è la Mobi Duo, andiamo a inserire una Drop Duo presa così dalla punta più stretta ed entriamo nel foro alto della drop duo di fronte ed ecco il problema, come al solito i fori sono chiusi e meno male che le ho controllate. Allora sblocco il foro e continuiamo. Eccomi di ritorno. Un consiglio: quando mettete le drop duo, prima di passare al decoro, verificate che tutti i fori siano liberi, perché altrimenti dovete poi scucire tutto il decoro e poi tutto il passaggio dove c'è il drop duo e quindi capitereste come me che ho dovuto appunto scucire tutto perché la drop non ne voleva sapere di aprire il foro. Quindi eravamo arrivati qui, quindi sto uscendo dal foro alto della seconda drop duo, da questa dove in mezzo ho la Mobi Duo qui. Quindi andremo a inserire un'altra drop duo. Presa così, appunto, io già l'ho inserita comunque così, presa così, una drop duo presa così e ci andiamo a inserire nel foro alto della drop duo di fronte, così. Sistemiamo e questo è come dovrà andare a posizionarsi. Ora tra le due drop duo andiamo a inserire una rocaille 15-0. Ok, qui tra la drop duo e la super duo andiamo a inserire una 11-0 nella seconda colorazione ed entriamo nel foro alto della super duo. Ora qui tra le super duo andiamo a inserire una 8-0, quindi 8-0 foro della seconda super duo, 8-0
foro della terza Super 2. Ora siamo di nuovo tra la Super 2 e la Drop 2. Inseriamo una Rockail 11.0 del secondo colore ed entriamo nel foro alto della prima Drop 2. Tra le due Drop 2, una Rockail 15.0. Tra le due drop 2 con la Mobi Duo sotto inseriamo una drop 2 presa così dalla punta e da qui si ripete il passaggio. Quindi, in sintesi, dove abbiamo le due drop 2 con sotto la Mobi Duo va una drop 2 inserita dalla punta. Tra le coppie di drop 2 va una Rockail 15.0. Tra la Super 2 e la Drop 2 in entrambi i lati va una Rockail 11.0 di un secondo colore, tra le Super 2 va una Rockail 8.0. Facciamo questo per tutto il giro. Eccomi di ritorno, questo è il risultato. Ora mi sono portata avanti perché ho inserito qui l'ultima 15.0, quindi sono passata tra le perline e sto uscendo da questa Rockail, questa 11.0, vedete, prima della Super 2. Qui dobbiamo andare a inserire sul lago due Rockail 15, 1 e 2, due Rockail 15.0 e dobbiamo andare a inserirci nel foro basso delle tre Super 2. Io riesco a inserirmi sempre nelle prime due, e poi da dietro, vedete, cerco di inserirmi nella terza, magari giro se non lo vedo. Ecco qui, esco dalla terza, vedete? Ti affogo, grazie. Ecco qui e tiro, vedete? Quindi sto uscendo da questa Rockail, ho inserito due Rockail 15 e sono entrata nelle tre Super 2. Ora, uscendo dal foro basso della terza Super 2, di nuovo due Rockail 15.0 e mi inserisco nella Rockail 11.0, questa turchese, nella Drop 2, se riuscite fate tutto un colpo, altrimenti in due passaggi, e nella 15.0. Ecco qui, vedete? E tirate. Le Rockail andranno a posizionarsi qui ai lati, formando questa piccola decorazione. Ora, uscendo da qui, inseriamo 4 Rockail 15.0. 4 e ci inseriamo nel foro alto della drop 2, così. Ora di nuovo 4 Rockail 15.0 e ci inseriamo nel foro alto nella Rockail, scusate, altre 4 15.0, ci infiliamo nella Rockail 15, nella drop 2 e nella Rockail 11, vedete? E tirate. Ecco qui, si formerà questo decoro. Qui abbiamo questa decorazione e qui questa decorazione. Dobbiamo ripetere questo per tutto il giro, però io adesso andrò a realizzare il cappietto, perché se lo voglio appendere a quadrato lo realizzerò sulla 8.0 del picot qui, dopo che metteremo le 3. Altrimenti, come sto facendo adesso, inserisco qui un arco di 8 Rockail 15.0 qui sulla drop 2. Quindi ora proseguo e vi faccio vedere come realizzo il cappietto. Eccomi di ritorno. Vedete, mi sono portato ad uscire da una delle drop 2. Se facciamo il cappietto sul picot della Rockail 8, possiamo semplicemente inserire l'anellino nella 8.0 e attaccare il perno. Altrimenti potete fare un cappietto da 6 Rockail 15.0. Mentre in questo caso ne metterò 8 perché lo voglio un po' più largo. Per andare più comoda, perché il cuoricino è più grosso, diciamo più ingombrante, quindi preferisco inserire 8 Rockail 15.0. Quindi siamo a 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E sto uscendo dalla drop 2 da sinistra e rientro da destra, così molto semplicemente. E poi rientro in tutte le perline, in queste, vedete, prima di tirare in tutte e 8 e rientro di nuovo nella drop così e tiro tutto. Ecco qui, si andrà a formare il cappietto. Ora di nuovo 4 Rockail 15.0
e proseguo tutta la decorazione che devo fare con le 15.0. Quindi esco qui dalla rocaille e poi proseguo la decorazione. E come di ritorno, questo è il risultato, come potete vedere, ecco il cappietto, vedete? Ora facciamo l'ultimo passaggio, quindi dobbiamo andare ultimo, diciamo penultimo, perché io poi faccio un giro in più per rinforzare. Quindi ora ho terminato di inserire le ultime 4 rocaille 15.0 e sono passate attraverso queste perline e mi sono portato ad uscire da questa 8.0. Andiamo a inserire sul lago una rocaille 11.0 dorata, una rocaille 8.0 e una rocaille 11.0 dorata, così. E semplicemente andiamo a inserirci in tutte le perline che ci troviamo di fronte e facciamo. Sistemiamo ovviamente le perline, vedete? Si formerà questo picot. Ora passate attraverso tutte le perline, sia per dare stabilità al lavoro, sia per rinforzare e avere un passaggio in più nelle 15.0 per dare l'ulteriore forma. Vedete? Io passo così, ripasso anche in tutte queste 15.0. Con l'ago un po' storto è un po' complicata la storia, dietro la telecamera, poi facciamo un po' alla volta, anche in queste, nella drop 2 e nelle 15.0 che seguono, continuo così, entro nella drop, nelle 15, nella drop, nella 11, così, tiro, nella super 2 e di nuovo nella 8. Ecco qui. Ora di nuovo vado a inserire una rocaille 11 dorata, una 8.0 e una rocaille 11 dorata e mi inserisco di nuovo in tutte le perline fino ad arrivare al prossimo picot. Sistemate e tirate. Facciamo questo per tutto il giro. Eccomi di ritorno. Come potete vedere, ho terminato il giro. Ora diciamo, l'orecchino, come potete vedere, è stabile, bello, piatto, come piace a me. Però, diciamo, io preferisco fare un ulteriore giro sia di rinforzo sia per rinforzare il filo in eccesso. Però, in questo caso io salto la rocaille centrale per dare, diciamo, la spinta più avanti e portare più avanti l'8.0 per evidenziarla. Quindi faccio tutto il giro dell'orecchino. Quando arrivo qui, rientro nella 8, nella 11, salto questa 8 e rientro nella 11 e nella 8, nella super 2 e nella 11 a fianco. Per saltarla tiro e così si va ad evidenziare la 8.0, vedete? E le 11 accostano meglio, vedete come sono qui? Invece guardate come sono belle posizionate qui. Poi ripasso in tutte le altre perline fino ad arrivare appunto alla prossima 8.0 per portarla, diciamo, in evidenza. In più, con questo passaggio rinforzo l'orecchino e rinforzo anche il filo, e poi tagliamo il filo in eccesso. Mettiamo l'orecchino, mettiamo il perno, scusate, mettiamo gli anellini e il perno e l'orecchino Rui è terminato. Io finisco il giro e ci vediamo orecchino terminato. Eccomi di ritorno, ho terminato gli orecchini Rui. Cosa ne pensate? A me piacciono davvero tantissimo. Guardate che belli, sono proprio belli, belli, mi piacciono tanto. Anche in questa colorazione, voi cosa ne pensate? Sono anche molto rigidi, come già vi ho detto, non sono più grandi di due dita. Se li mettete a quadrato, vedete? Sono circa due dita scarse, vedete? Però lo preferisco a rombo. Questa è la seconda versione, la prova, diciamo, e questo è quello che abbiamo realizzato insieme. E niente ragazzi, questo è tutto per la collaborazione con la ditta BB Craft, che ringrazio sempre perché è sempre super disponibile per le collaborazioni.
E niente, fatemi sapere giù nei commenti cosa pensate degli orecchini Rui, se vi sono piaciuti, se li realizzate, mi farebbe piacere vederli per vedere le vostre colorazioni, le vostre idee, quindi taggatemi se pubblicate su Facebook. E niente, io vi ringrazio che mi seguite sempre con tanto affetto e ci vediamo nei prossimi video. Arrivederci.